Bentornati a tutti qui su Safari Games. Io mi presento, sono Kira. Qualcuno già mi conoscerà, qualcuno no. E oggi trattiamo un gioco nuovo, qui c'è un gameplay di un gioco nuovo che è Fade to Silence. È un gioco survival di cui abbiamo trattato qualche volta sul nostro sito, che sinceramente quando l'ho visto la prima volta mi è apparso molto interessante. Ora finalmente ci ho potuto mettere le mani su e devo dire che effettivamente sembra essere molto interessante, anche se in alcuni punti un po' complicato. Tipo qui, come devo fare per passare dal mio inventario alla scorta? Non lo so. Il gioco l'ho praticamente quasi iniziato da un'ora, penso. Sono praticamente all'inizio. Infatti ho fatto poca roba. Ora è notte, mi sa che fa un po' freddo. Intanto ho sbagliato il pulsante. Mangio qualcosa perché non crea. Ancora mi devo trovare bene con i comandi. Comunque mangio qualcosa perché sono l'indicatore della fame che trovate in alto a destra mi dice che ho fame, appunto, quindi è piuttosto alto. Vediamo se mi ricordo qual era la cosa da mangiare. Non me lo ricordo. Ah sì, cibo. In teoria prima ho cacciato un cervo, però non so se la posso già mangiare o andrebbe cucinata. Ovviamente penso che andrebbe cucinata. Si tratta di un open world, questo gioco, che sinceramente trovo molto interessante. Soprattutto perché all'inizio ti dà delle indicazioni molto basilari, però adesso per esempio mi lascia a me in pratica, come si può vedere dalla missione. Dice esplora, sopravvivi e scopri il passato, quindi quello che sto cercando di fare. Innanzitutto sto cercando di crearmi un po' delle armi, quindi già ho creato l'arco che mi è stato utile per cacciare. Ora vorrei anche creare un'ascia, come qua c'è il menu di creazione. L'ascia che mi serve soprattutto per tagliare gli alberi. Non so se sia anche uno strumento per combattere. Finora per combattere ho usato solo la torcia. Comunque è un survival anche un po' particolare perché qua c'è un cervo. Ora è scappato, però quasi quasi mi segue. Innanzitutto sembra un po' nell'epoca preistorica, ma in realtà è una specie di futuro post-apocalittico. Infatti ogni tanto si vedono macchine, ovviamente non distrutte, però pezzi di macchine. Un'altra cosa che ho trovato interessante è proprio sopra, c'è appunto, si sono viste delle parole. In pratica vengono pronunciate da un demone interiore del protagonista. È una cosa che ho trovato interessante perché ogni tanto spunta fuori questo demone, che in realtà la maggior parte delle volte ci scoraggia, però è figo, lo trovo interessante. Ora vediamo se l'arena si sta, non so se da questa distanza è devo avvicinarmi di più perché non so bene. L'ho usato una sola volta in pratica l'arco e quindi non so bene la gittata dell'arco, quindi. Però da qui dovrei, ma come fa a vedermi? Come fa a vedermi? Ma non c'è un modo per sparare da abbassato, no? Cioè per tirare la freccia da abbassato. Comunque se sto così vicino mi nota, quindi suppongo che la gittata sia piuttosto ampia. Prima l'ho colpito di striscio, un po' mi è dispiaciuto. Tra l'altro non ho capito bene come riuscire a finirlo per non farlo soffrire. Mi è dispiaciuto un po' perché cercavo di ucciderlo senza farlo soffrire, però non ci sono riuscito, quindi aspettavo, ho dovuto aspettare. E niente. Vediamo se riesco adesso. Però questo si muove. L'ho colpito. Almeno sembra. Vediamo se c'è. Un'altra cosa bella è che c'è il sangue a terra, eh? Ci sono le tracce di sangue, quindi so di averla colpita.
Allora sono rimasto effettivamente colpito. Ovviamente uscirà la recensione del gioco più in là. Ok, adesso a me dispiace, però non c'è modo di finirla. Cioè, io posso tirare fuori la torcia volendo, ma non... Ah, sì, no, non ne faccio niente. Quindi niente. Devo aspettare che muoia. Questa è una cosa che sinceramente un po' mi dispiace. Però ecco. Dai. Carne cruda, resti ottimi. Resti corrotti li prenderei se avessi l'inventario vuoto, ma tanto dicevi c'è bisogno di un compagno che si abbia nella caccia e non ho un compagno, se non la figlia del protagonista in questo momento, che però non fa nulla. Ok, lì c'è una foresta. C'è una foresta, un insieme di alberi che mi possono essere utili. Spero di trovare del legno ottimo, perché in questo modo posso poter ricostruirmi l'ascia. Non trovo niente. Comunque, bisogna anche stare un po' attenti perché, come ho detto prima, non so se poi ho finito la frase, non me lo ricordo, però in pratica ci sono... è un particolare come survival, perché non ci sono solo, non c'è solo la necessità di sopravvivere, ma ci sono anche dei mostri proprio che sono pronti ad attaccarci, quindi bisogna anche stare attenti. Tra l'altro non droppano nulla. Ok, regno ottimo, perfetto, mi posso fare l'ascia. Non droppano nulla, per cui non ha moltissimo senso combatterli. Perché non me la posso fare? Perché non me la posso fare? Ah, spazio insufficiente. Ma come lo libero lo spazio io? Non ho idea di come liberare lo spazio. Allora direi che è il caso di... Niente, sbaglio sempre il pulsante. Direi che è il caso di tornare all'accampamento. Andiamo in direzione giusta. Poi andiamo verso l'accampamento. Sto giocando da poco, però finora non ci sto trovando bene. Sembra molto carino come gioco. Graficamente sembra quasi più bello nel gameplay che nelle fasi, le scene, no? Quelle cinematografiche. Soprattutto quella iniziale un po' mi è sembrato, la grafica mi sembra bruttina, però il gioco non è male. Certo, non è il massimo, però non è male, ci sta. C'è anche la neve che si solleva. Vediamo. Che questa è la figlia del protagonista. Sicuramente più avanti dovremmo costruire un rifugio o qualcosa del genere. Cioè, il rifugio ce l'abbiamo già, però ingrandirlo con altre persone troveremo. Però al momento non c'è nessuno. Dobbiamo esplorare un po' di più. La mappa, tra l'altro, ora la faccio vedere, è piuttosto grande pure. Niente, sbaglio ogni volta. Ok. Questa è solo la parte che ho esplorato io. È gigantesca. Meno male che più avanti so già che ci sarà la possibilità di girare con la slitta, con i lupi, quindi deve andare un po' più veloce. Tra l'altro sono senza legna. You should check if there are more people out there.